Ciao! Oggi riguardiamo un esercizio basato semplicemente su alcune forme degli hammer-on, dato che con alcuni miei allievi stiamo riguardando o stiamo iniziando a guardare, per cui lo vediamo in maniera un po' più definita questa cosa, perché le persone cambiano o magari devono riapprofondire alcune cose che abbiamo già visto prima. E come sempre lo mettiamo a disposizione di tutti, perché credo che sono fermamente convinto, non perché io sia buono, ma perché questa è una cosa che dovremmo fare sempre di più in tutte le persone che ci sono su questa terra, per rendere un po' questo mondo un posto migliore. Per cui io chiedo sempre a tutte le persone che incontro, come ho sempre ricevuto io dalle persone che mi hanno fatto crescere o che mi insegnano, che hanno sempre messo a disposizione più del dovuto, a volte anche senza essere pagati o retribuiti, quello che sapevano per aiutare il prossimo. E questo penso che sia una cosa che debba essere fatta per migliorare il mondo e il posto nel quale viviamo. Ma al di là di queste cose, per le quali poi molto spesso anche la mia donna mi prende per il culo, e i miei amici poi, quelli con i quali suono, lavoro, mi tirano delle sassate, ma va bene così. Vediamo un attimino nel dettaglio le forme di base degli hammer-on. Innanzitutto le diteggiature. L'hammer-on perché? Innanzitutto è una cosa di elasticità della mano, è importante, non solo per una questione di tipologia, di contesto musicale, nel senso non è che facciamo gli hammer-on perché vogliamo suonare come Van Halen, in questi giorni sono un po' in fissa, mi è ritornato un po' Eddie, sono tagliati i capelli un po' come Eddie, non so, quando si era fatto il colpo di sole alla... non diciamo come chi, perché sennò poi mi insultano. Ma sta di fatto, come Eddie, sta di fatto che non è solamente in un contesto di quella tipologia, ma può avere tantissime utilità a livello meccanico. È una questione proprio di prendere sempre più confidenza anche con la struttura, la forza della mano, l'indipendenza degli arti, l'indipendenza delle falangi. Per cui di certo adesso ci concentreremo su quelle che sono di base le forme che poi utilizzeremo anche nelle diteggiature delle scale modali, perché infatti quando io dico tono tono su una diteggiatura, guarda bene, di questo tipo, già partiamo, se ragioniamo in do, sul pattern da questo tasto di una lidia. Perdonami, non voglio confondere il discorso, non ragioniamo su quelle cose, però è ovvio che ragioniamo su questa diteggiatura, no? Giusto? Per cui vedi che qua già ho mischiato tono tono, semitono tono, semitono tono, tono semitono. Vedi che ho già proprio cambiato in pochissimi spazi tre tipi di diteggiature degli hammer-on diversi. Però devo riuscire, fa il caso, senti il suono. A mantenere un equilibrio, una costanza e un'affluenza nella diteggiatura che è incontestabile. Questo non perché vogliamo essere virtuosi, ma perché laddove, è ovvio, e su un discorso il mio maestro mi ha fatto un culo così in questi giorni, perché mi ha detto: Marco, tu devi suonare come Hendrix, non devi fare le porcate alla Berkeley di passare ore a fare gli esercizi, perché ti dimentichi cosa significhi suonare, scrivere gli album e fare musica. Jimmy, quando faceva questa roba qua, non aveva mai fatto un esercizio di questo tipo. Ma se noi vogliamo progredire in un determinato contesto musicale, è chiaro che determinati esercizi ci servono per aprire la mano. Sicuramente Jimmy non utilizzava il mignolo, ma queste non sono diteggiature in un tipo di contesto musicale di quel genere. Per cui è come dire, il tapping è una cosa che ci consente di avere un'apertura intervallare di dimensioni diverse da quella che la scala o l'arpeggio ci consente, perché gli intervalli sono il più contiguo possibile. Per quanto io possa fare poi salti all'interno della scala, non sarà mai con quell'apertura e la rapidità di ripetizione che il tapping mi consente. Per cui è ovvio che anche l'hammer-on ha una distribuzione, come sulla scala modale estesa, un'utilità e un'interazione in un contesto musicale di una certa natura. Vediamo semplicemente come intendo e quali sono le diteggiature, come le abbiamo viste a lezione, sulle quali secondo me è meglio. Ok, allora, prima di tutto, con molta tranquillezza, come diceva mio padre, che mi faceva schiantare, la diteggiatura
le diteggiature le dividiamo in questo modo. Così, ton ton. Ok? Prima diteggiatura. Seconda diteggiatura, ton semitono con il dito ovviamente indice, medio e anulare. Non voglio pensare adesso, sì, ah, abbiamo tonica, seconda maggiore, terza maggiore, cioè, minchiate, no, mi interessa la questione meccanica. Ovviamente plettro solamente la prima nota. Posso anche non farlo, cioè non è quello. A me quello che interessa poi è la definizione del sound dell'hammer, cioè di sta roba qua. Chiaro? Ok. Per cui, prima diteggiatura, seconda, terza, semitono, tono. Ovviamente, quarta, di stessa tipologia del tono semitono, ma utilizzando anulare il mignolo. Anche perché in certi contesti la utilizzeremo per le scale non estese, questa invece magari per alcuni innesti della estensione, come l'abbiamo visto su questo pattern, che è molto più comodo, chiaro, invece che fare, ma se uso magari, lo vedi, invece che, no. Perfetto, per cui è chiaro che qui io adesso non devo stare a spiegare questa cosa nel dettaglio, perché se tu non comprendi ciò che ti sto mostrando, amico mio, vatti a vedere come sono le distribuzioni dei pattern delle scale maggiori, perché altrimenti significa che non stai seguendo il discorso, perché non hai ben chiaro di cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda il discorso degli esercizi, semplicemente, bello sul suono della soldano, Questa è la metodologia di come fare l'esercizio. Click, terzine, sestine, va bene? Linearità di esecuzione sempre. Si parte lenti, costanti sul click, non ci deve essere mai uno stop. Per cui pattern 1 lo intendiamo tono tono e in questo modo. Portando avanti come se fossero terzine, no? Ogni tre l'accento è forte. Nota bene che anche se avanzo verso il diapason, l'intensità dell'hammer non deve cambiare mai, Cioè, anche in questa sede. Quanto possa essere un po' noioso, è importante la continuità dall'inizio fino a fondo corsa manico e tornare indietro. È ovvio che secondo me va bene passare i primi giorni a lavorare in maniera uniforme lungo tutta la tastiera, ma ovvio che in questa porzione del manico il gioco è molto più semplice, per il semplice fatto che i tasti sono più distanti, per cui è anche più semplice avere questa facilità dell'hammer, della distribuzione della mano. Il gioco si fa un po' più complesso sempre questa costanza su tutta la tastiera, per cui partiremo secondo me indicativamente dal decimo tasto in poi, laddove dall'ottavo al decimo incomincia a cambiare. È ovvio che è progressivo il cambiamento, però qui incominciamo a sentirlo sempre di più. Nota bene il pollice come lavora in ogni caso. (Susurra)